Buongiorno signora, in piedi e a voce alta signora, deve leggere la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità che è scritta su quel foglio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi? Grazie. Prego, pubblico ministero. Grazie signor Presidente, signora buongiorno. Dobbiamo parlare di Elma Rug Karima, detta Ruby, se la ricorda? E come? Allora, innanzitutto si dica se lei coordina, dirige una comunità. Sì. Dunque, io praticamente sono 54 anni che mi occupo di minori e da 30 anni Potete sistemare il ho microfono alla una testimone? comunità. Aspetti un momento che le sistemo il microfono. Sì. Si tolga anche il cappotto, si metta comodo un attimo. Avvicini un pochino anche la sedia, che così. Sì. Così va bene? Perfetto. Ecco. Da 31 anni ho la comunità di Sant'Ilario. Adesso però ho interrotto questa attività in quanto un po' per l'età, un po' per tutti gli ultimi accadimenti, ho ceduto la struttura ad altre persone. Quando l'ha ceduta, che Sì, così. infatti, quando l'ha ceduta L'ho ceduta praticamente nel 2011, a maggio, il 30 di maggio. E sono subentrate altre persone che stanno occupandosi appunto sempre di problemi educativi. La sua comunità si chiama Kinderheim, no? Kinderheim di Sant'Ilario, sì. E Ed è deputata ad accogliere chi? Minori? beh, certo, noi abbiamo avuto negli anni e nei trascorsi e diverse situazioni di accoglimento. Siamo partite con i minori piccolissimi, col nido, e poi via via, vedendo le richieste che erano sempre più pressanti e sempre più rivolte a un'età superiore, ci siamo rivolti ai bambini e poi ultimamente agli Agli adolescenti. adolescenti. Allora, lei ha mai avuto ospite presso la sua comunità Elma Rug Karima, intesa Ruby? Certo. Può dire quando per la prima volta la minore è entrata nella Sì. Kinderheim? Allora, noi il 29 di giugno abbiamo ricevuto una telefonata dal pronto intervento di Milano, perché noi come comunità di Genova abbiamo sempre collaborato col comune di Milano e c'erano scambi proprio di accudimenti. Quindi mi hanno chiesto se c'era la possibilità di accogliere un adolescente di 17 anni. Noi avevamo un posto libero e quindi abbiamo acconsentito. Il giorno dopo, il giorno 30 30 giugno. giugno, è stata accompagnata da un'educatrice del pronto intervento per l'accoglimento Ruby. ed è stata subito accolta nella comunità di Pieve Ligure perché il posto era lì. Però poi abbiamo dovuto spostarla dopo 2 giorni in quanto si era messa in conflitto con le ragazze che erano ospitate in quella comunità. E l'abbiamo spostata in via Sant'Ilario, cioè nella sede centrale. Quindi Ruby arriva a giugno del 2010, Sì, giusto? sì. Allora, vuole riferire al tribunale come si è caratterizzata, come si è contrassegnata la presenza, l'ospitalità della minore Ruby, chiamiamo così, presso la Kinderheim? Noi siamo abituati all'accoglimento di ragazze e anche le altre ragazze sanno accogliere chi ha bisogno, per cui subito è stata accolta in modo tranquillo. No, non sapevamo assolutamente niente dei suoi trascorsi, perché noi avevamo avuto solamente una richiesta di accoglimento. Però lei ha incominciato subito a mettersi in una condizione di
difficoltà di relazione con le altre adolescenti. Ha incominciato a fare la prima donna, a raccontare alle ragazze di tutte le conoscenze che lei aveva. Cioè? Di conoscenze che lei aveva. Lei diceva di conoscere personaggi molto importanti, di conoscere calciatori, di conoscere attrici, di essere amica di tante persone. Ovviamente ci sono stati dei problemi, per cui dopo due giorni l'abbiamo spostata per evitare proprio che ci fossero queste interferenze e anche queste agitazioni. Nell'altra comunità allora l'abbiamo portata in dove c'è la sede centrale, cioè via Sant'Ilario 53. Subito è stata collocata in una camera a due letti. Sì, con chi? Con un'altra ragazzina molto ligia, molto studiosa, molto attenta, la quale dopo qualche giorno è venuta in direzione a chiedere di spostarle, perché di notte non poteva dormire, in quanto Ruby era sempre al telefono, al suo cellulare. Di giorno lasciava un grande disordine, lei che era molto precisa non accettava questo. Allora abbiamo spostato Ruby in una camera singola, così almeno non abbiamo alimentato altre tensioni. Bene, senta. Movimento Pubblico Ministero, sì, ricordo ai giornalisti presenti che i testimoni non possono essere ripresi. Sì. La signora, il testimone, ha detto che non vuole essere ripreso. Prego, Pubblico Ministero. Assolutamente. Allora, signora, con chi Ruby diceva di essere in confidenza? Quali erano queste amicizie importanti di cui parlava? I nomi? Nomi, allora, faceva il nome di Silvio Berlusconi, dicendo che era stato una volta da lui ad una festa, poi parlava della moglie di Corona, la Nina Moric, e diceva di conoscere molto bene il bambino, di essere legata al bambino di Corona. E poi diceva di conoscere calciatori, però insomma, comunque ogni volta che in televisione, che sui giornali c'era qualche personaggio, lei diceva: io questo lo conosco, lo conosco. Le parlò di Lele Mora? Dunque. Aveva contatti con Lele Mora? No. Dunque, la situazione è questa. Lei aveva tanti cellulari da non riuscire assolutamente a contenerne la comunicazione. Era sempre al telefono. Qualsiasi programmazione ci fosse, e lei consentiva, non so, di andare al mare, di andare al cinema con l'educatrice, insomma, di fare delle cose, veniva sempre interrotto il tutto, perché lei aveva queste chiamate e si allontanava. Dunque, per Lele Mora, ecco, noi non sappiamo, cioè, se aveva contatti con Lele Mora, senz'altro aveva contatti con la figlia di Lele Mora, perché lei mi aveva raccontato che era la persona che voleva prendere in affidamento e lei voleva andare assolutamente da loro in affido. In affido, in sì. Quanto minorenne, ovviamente. Come? In quanto minorenne. Certo, certo. Senta, ma le risultano contatti, frequentazioni, quando naturalmente la minore era in comunità, con l'avvocato Luca Giuliante? Dunque, l'avvocato Luca Giuliante è venuto due volte. Io però non l'ho mai visto, perché veniva sempre, queste due occasioni sono state di sera. Una volta è venuta accompagnando la ragazza e portando gli indumenti, portandole le valigie. Una seconda volta è venuto quando Ruby si era allontanata dalla comunità per alcuni giorni, come faceva poi abitualmente. Poi arriviamo. Sì,
e lui l'aveva aveva telefonato dicendo che si interessava per recuperarla e l'aveva riportata in Kinderheim. Queste sono le due volte. Ecco, sì. Lei sa se però aveva che tipo di rapporto avesse con Rubi, cioè se c'era anche un rapporto professionale, se seguiva una pratica? Beh, non lo so, non lo so questo. Sì, la Rubi mi aveva detto che seguiva la famiglia di Lele Mora e quindi era l'avvocato loro, ecco, questo era quanto lei diceva. Lei, signora Graziani, signora Gigliola, sì, sa se Rubi avesse disponibilità di denari, ha visto dei soldi nella disponibilità materiale di Rubi, della minore? Tantissimi, dunque, una... c'è da premettere dei trascorsi. Nei primi 15-20 giorni della permanenza, Rubi stava abbastanza alle regole, cioè se usciva con le altre ragazze, andava al mare anche con l'educatrice, se decidevano di fare delle attività, lei stava a queste attività. Poi verso la fine di luglio ha incominciato a essere trasgressiva in tutti i modi, cioè non aveva orario per i pasti, non c'era orario per i rientri, prendeva se lei diceva che doveva uscire e lei diceva no, io esco. Noi ovviamente siamo una comunità educativa, non un carcere, quindi la porta era aperta, cioè si poteva aprire tranquillamente. Se l'educatrice le impediva di uscire dalla porta, lei scappava dalla finestra, andava giù al pian terreno, si calava dalla finestra oppure scavalcava il cancello del giardino. Sì. Era incontenibile. Si ricordi la domanda sui soldi? Lei quando ritornava da queste fughe aveva denari e lei ne aveva sempre tanti denari. Cioè, lei che tipo di... ha visto banconote? Io non ho visto niente perché lei li teneva nascosti. E quindi come fa a sapere che aveva denari? Lo so dalle altre ragazze, perché lei poi si faceva bella con le altre ragazze mostrando i denari che aveva. Lei ha detto molti, quanti? Una volta che è stata recuperata dalla polizia, dai carabinieri che me l'hanno portata, mi hanno avvertito che la ragazza aveva 5.000 euro. In contanti? Sì. Furono i carabinieri a dirglielo che gliel'avevano rinvenuti addosso? Sì, gliel'avevano trovati addosso, sì. Noi allora, l'educatrice aveva chiesto appunto alla ragazza di mettere i soldi in cassaforte perché ovviamente era assurdo tenere cifre del genere e lei aveva sempre detto dopo. Stessa cosa l'aveva fatta con i cosiddetti gioielli. Ecco, adesso arriviamo. Abbiamo detto dei soldi, risulta che Rubi avesse con sé gioielli e vestiti preziosi, eleganti, diciamo. Allora, Rubi aveva tantissimi vestiti firmati, alcuni proprio quindi belli. Griffati dalle griffe. Certamente, certo. Sui gioielli invece c'è stato parecchio da osservare. Dunque, lei aveva portato tutti questi gioielli e quando era stata accompagnata dall'avvocato Giuliante che aveva avvertito ai gioielli, al che l'educatrice le aveva detto allora li mettiamo in cassaforte e lei aveva detto sì dopo. Lei ovviamente stava cercando di avere una certa autonomia e anche una certa preponderanza sulle altre ragazze e quindi sciorinava tutte queste situazioni, i soldi, i gioielli, al che le ragazze, indispettite di questi atteggiamenti, e c'è stata una volta una lite in cui poi le hanno detto chiaramente, l'hanno chiamata in un modo molto pesante. Cioè qua, lo dica signora, mi spiace ma lo dovrebbe dire.
se il Presidente l'autorizza lo dica, se è una brutta parola la dica. Beh, l'hanno detto, tu sei una puttana, chiaro e tondo, ecco, anche lei si era risentita e quindi c'era stata un po' una connotazione fra le ragazze. Dopo di questo episodio anche capita che lei esce, scappa come al solito, ritorna accompagnata la seconda volta, era la seconda volta che l'accompagnava l'avvocato Giuliante, va su in camera e trova la porta aperta, sfondata, perché lei voleva la porta chiusa. Le ragazze, per farle un dispetto, avevano preso i cosiddetti suoi gioielli, al che lei aveva accusato di denunciare tutti, tutto quanto. Poi una di queste delle due ragazze che si erano, appunto, che avevano fatto questo dispetto, questo gesto, sono venute a raccontarmi che i gioielli ne avevano fatto un pacchetto, l'avevano buttata dalla finestra in una zona verde attigua a Kinderheim. Siamo andate a recuperare questi gioielli e io ho chiamato i carabinieri per consegnarli, perché ovviamente noi non sapevamo com'era la situazione. Lei parlava di Rolex, parlava di orologi di una certa marca, ecco, di collane con perle, eccetera. Sono venuti i carabinieri, abbiamo consegnato tutti questi gioielli raccolti. Sono stati inventariati? Inventariati, fotografati. Ecco, poi lei ha confermato, li ha visti, li ha guardati. E poi sono stati riconsegnati alla ragazza. E c'era una collana in particolare con delle perle molto grosse, che lei di un centimetro, ecco, di diametro, e lei diceva che gliela aveva regalata Berlusconi, che lei chiamava il Papi. Berlusconi lo chiamava Papi? Sì. Ho capito. Però era, lei credeva che fosse vera, invece era tutta pacottaglia, erano tutte... Questo come fa a dirlo, signora Gigliola? Lei? Beh, perché i carabinieri hanno guardato, poi abbiamo... Ecco, lei ricorda che beni avesse Ruby con sé? Si ricorda questi gioielli, in cosa consistevano? Se c'erano orologi, collane, una collana l'ha già detta, quella assolutamente sì, regalatagli da Berlusconi. Sì, c'erano anche orologi, però... Ecco, magari dica al Presidente... Sta prendendo, signora? Un elenco dei gioielli. Fatto dai carabinieri? Sì. Che è rimasto agli atti della sua comunità? No, ce li hanno anche i carabinieri e sono stati consegnati. Sì, sì, noi abbiamo una coppia, ovviamente. Prego, autorizzata a consultarlo. Ecco. E quindi... c'erano questi orologi della Louis Vuitton, però 99 su 100 erano... Parli bene al microfono. Parli bene al microfono, perché sì, l'ha spostato. Erano anche questi non veri, ecco. Aveva vestiti anche? Sì, vestiti, senz'altro. Eleganti, voglio firmati, dire. Firmati, sì, parecchio firmati, sì. Sì. Senta... Signora Giuliola, lei ha una lunga esperienza in materia di minori, no? Sì. Allora, la ragazza aveva 17 anni, sì. Quindi parlare di minore adultizzato in quella fase è un po'... Ma la ragazza faceva, la ragazza intendo Ruby ovviamente, sì, riferimenti di natura sessuale, intima, si palesava come una persona comunque sessualizzata? Molto. Su questo era molto sessualizzata, infatti... Mentre all'inizio era stata accolta molto bene, poi era successo che lei, andando al mare con le ragazze, lei si esibiva e quindi costituiva un'attenzione da parte degli amici, delle coetanee, ecco. Sì. E questa esibizione come si estrinsecava? Questa esibizione si esternava col suo corpo, si vestiva sempre in modo molto succinto, una ragazza decisamente molto bella e che sapeva anche
muoversi in un certo modo. Era ragazza intelligente, Ruby una ragazza intelligente, però molto scaltra e molto furba, che sapeva comunicare e, oppure raccontare esperienze a seconda delle persone che l'avrebbero ascoltata. Ad esempio, con me è sempre stata molto riguardosa. Io le ho chiesto apertamente se lei aveva avuto rapporti sessuali precedentemente e lei mi aveva detto che l'unico rapporto sessuale che aveva avuto era stato col ragazzo che sperava di, col quale si sarebbe sposata poi a novembre, alla fine di novembre. Quindi con me era sempre molto affettuosa, attenta a quello che diceva. Con le ragazze, con le coetanee invece, si lasciava andare e raccontava di questi rapporti, di queste situazioni. Le ragazze, no, sia chiara, cosa raccontava alle ragazze? Di sì, raccontava di che lei aveva rapporti con le persone con che conosceva. Ecco. Con chi fece dei nomi? E non, perché c'è anche da dire questo, che le ragazze poi tutto sommato ascoltavano, erano in opposizione alla Ruby perché l'avevano definita per quello che era. Però poi nello stesso tempo erano omertose. Lei cercava di comprarsi le ragazze, gli portava i dolcetti, gli dava un po' di era soldi. Seduttiva, era seduttiva. Molto seduttiva e molto attenta nel. Ecco, lei nel dice che si era, l'avevano descritta e definita per quello che era, no? Sì. E l'avevano definita con quel epiteto, certo, sì, prostituta, pesante, diciamo. Certo. E qui non lo voglio dire nel modo peggiore. Allora, io le domando, signora, ma la minore, adesso poi parleremo nei limiti del possibile della personalità, se era manipolatrice, certo, o meno, faremo un accertamento a tutto, certo, tondo nei limiti delle sue competenze, ma la minore fece mai riferimento ad avere avuto rapporti sessuali completi con personaggi noti? Gliela pongo in esame nel modo più corretto, spero. Sì, sì, ma io, cioè, quando lei mi aveva raccontato che era stata a casa di Berlusconi in questa festa, io gli ho chiesto apertamente se aveva avuto rapporti con lui. E lei lo ha negato assolutamente, ha detto no, no, abbiamo mangiato, ho mangiato, c'era la tavola imbandita con i colori della bandiera italiana, tutti i cibi erano divisi in bianchi, rossi e verdi, e mi dava queste, e non, no, assolutamente. E lei ha detto che aveva un certo tipo di atteggiamento, no? Si sì, accreditava, certo, in un certo modo, sì, con sì, le amiche, le risulta che abbia fatto confidenze diverse. Questo le amiche non me l'hanno detto. Benissimo. Non me l'hanno detto. Perfetto. Questo. Lei aveva parlato con loro del bunga bunga e questo io l'ho saputo dopo. Infatti era quello che le volevo chiedere. Del bunga bunga. La minore fece mai riferimento a un contesto, a una prassi chiamata bunga bunga? E se sì, che cos'era? Ecco. Allora, le ragazze me l'hanno detto poi dopo, che Ruby era già andata via, che lei parlava di questo bunga bunga. E che cos'era questo bunga bunga? Una danza con toccamenti, penso, ecco. Dove si sarebbe realizzata questa danza con toccamenti? Questo non è appurabile perfettamente. No, ma le ragazze, no, no, signora, guardi, lei deve dire sì, la verità. E certo, quello che sappiamo. Le ragazze dove? Certo, ci mancherebbe. Sì, sì, le ragazze mi dissero quando era a casa di Berlusconi, però lei venne via, lei diceva di non aver partecipato. Benissimo. I nomi di queste ragazze a cui disse queste cose ce li ricorda, signora Giuliana? Beh, sì, le ragazze che avevamo. Ce li vuole dire questi nomi? Sì, allora, c'era Serena, c'era. Dica anche il cognome però, signore. Adesso guardi, allora. Adesso non ho portato gli elenchi perché guardi, sono. Aspetti un momento che magari il pubblico ministero infatti, la può aiutare. Cerco di aiutarla io.
Sì, li posso far avere. Comunque li abbiamo. Sì, li avete, credo. Magari vado avanti e quando c'è il controesame li trovo, perché comunque li trovo, perché ci sono. Stai tranquilla, signore. Aspetti che le fanno un'altra domanda adesso. No, per bloccare l'udienza su questo. Allora, signora, senta, lei ha avuto mai, non la sensazione, ma la percezione che Ruby si prostituisse o si fosse prostituita? Percezione. Dunque, vuol dire in relazione a dei fatti. Certo, allora, nei mesi soprattutto di fine luglio, agosto, ecco, e anche settembre, la Ruby era stata vista dalle stesse ragazze per strada in macchina con persone adulte. Io avevo subito avvertito la polizia di questo e quindi era stata anche trovata in macchina con una persona ed era stato quando me l'avevano riportata. Sì. Perché i suoi allontanamenti sono stati veramente tanti, no? Non si riusciva. Adesso arriviamo ad allontanamento per allontanamento. Ma premesso che una persona può avere anche un interesse a negare un'attività non commendevole come la prostituzione, ma al di là del fatto che fosse stata vista in macchina con degli adulti, rilevano altri elementi da cui si poteva evincere un'attività di prostituzione svolta dalla minore? Aveva soldi, perché soldi ne aveva e tanti. Ecco. Prima abbiamo parlato di minore adultizzata. Lei ha detto che la minore era ambivalente nei rapporti, in qualche modo seduttiva, non so se manipolatrice, però lei si riferiva, vede, fa il gesto in un modo, ad altri in un altro. Sì. Aveva fatto selezionava. Ma le risulta che avesse fatto, e mi spiace toccare questo argomento, descrizioni, come dire, specifiche di atti sessuali, cioè manifestava confidenza con la sessualità alle amiche? Cioè non è che lei avesse queste situazioni, ecco, però aveva un atteggiamento corporeo e il fatto di vestirsi in modo così appariscente, così provocatorio, questo era già un segnale molto grosso. E questo l'abbiamo, ecco, detto, è un comportamento. E c'era anche un'altra situazione, ecco, le ragazze la accusavano di essere molto sporca. Mi dicevano, sai, quella non si lava mai, quando esce, perché deve fare gli affari suoi, si dà sempre tanto profumo, così copre tutti gli odori. Ecco, questo erano. E questa è una descrizione, sì. Diciamo, ma la domanda, signora, non voglio forzare la sua memoria, se lo ricordo o no, è se Ruby aveva fatto riferimento descrittivo ad atti sessuali, cioè se parlava di sesso. No, assolutamente. Ecco, con le ragazze penso di sì, anche per avere i loro consensi, per farsi bella, per apparire più di loro, per avere la loro confidenza o amicizia. Tant'è vero che poi quando Ruby è venuta a trovarmi dopo che si era allontanata, che ormai non era più da noi, ed è venuta a trovarmi a marzo. A marzo di che anno? Del 2011. Benissimo. Sì, e si era già allontanata. Ecco, precedentemente mi aveva telefonato il 19 gennaio per chiedermi che aveva bisogno di stare in riposo, di stare calma e voleva ritornare in Kinderai e che aveva combinato grandi guai, al che io le avevo detto che non potevo assolutamente riaccoglierla in quanto era maggiorenne
e se aveva dei bisogni doveva rivolgersi al servizio sociale e ai giudici del tribunale. Ecco, quindi. Poi il 6 di marzo, quando è venuta a salutarmi e che mi ha presentato il nuovo fidanzato, che adesso sembra che conviva con questa persona. E ci sarebbe? Il risso della famosa albicocca di questo locale dove lei si esibiva. E io appunto le ho detto, ma adesso cerca di metterti in riga, insomma, vabbè, le solite cose. E lei mi aveva detto, ma poi perché tu sei sempre andata dietro agli uomini? E lei in quel momento mi ha detto in modo molto amareggiato, ma sai, io ho sempre cercato di avere l'amicizia delle donne, però non ho mai avuto l'amicizia delle donne e allora mi sono avvicinata agli uomini. Queste sono state le sue parole. Questa è una risposta psicologica. Adesso veniamo di nuovo ai fatti. Lei risulta che la minore, sempre con questo atteggiamento eventualmente seduttivo, cercasse di coinvolgere le altre ospiti, invitarle, donarle soldi, promettendo gli inserimenti nel mondo dello spettacolo? Sì, questo senz'altro è stato il grosso timore che avevamo tutti. Lei senz'altro gli dava un po' di soldi. Insomma, le ragazze lì della comunità avevano quei 20 euro di paghetta settimanale e con quello dovevano comprarsi, non so, le sigarette, il dolcetto, ecco. E lei magari qualcosa gli dava. E tant'è vero che dopo, con la frequentazione di Ruby, alcune venivano a dirmi, cosa importa se noi studiamo, ci impegniamo a lavorare, vedi Ruby come ha tanta possibilità e come riesce ad avere tanti soldi. Ecco, e quindi dovevamo rimettere insieme, cioè, queste situazioni che erano molto pesanti e molto difficoltose. E le risulta che Rubis ha detto che scappava, usciva. Le risulta che frequentasse locali notturni della Riviera? Dunque, Portofino, sì, Santa Margherita, sì, Ligure, sì, via dicendo. Almeno questo è quanto lei diceva, perché quando ritornava dopo le sue fughe, io le chiedevo dove era stata. E lei mi diceva, sono stata a Portofino, sono stata a Santa Margherita, sono stata in Sardegna, sono stata, insomma, raccontava di questi viaggi. Allora, lei di lavoro. Di lavoro? Cioè, sì, li definiva, devo andare a fare degli spettacoli, sì. Ecco, appunto, e che spettacoli erano? Poi ne abbiamo visto uno, abbiamo prodotto le fotografie processualmente acquisite, voglio dire, quello all'albicocca a cui lei ha fatto riferimento. Certo, certo. Ma che tipo di spettacolo? Ma lei faceva la danza del ventre, ha detto. Senta, signora, lei ha sporto denuncia il 26 luglio 2010, per esempio, no? Poi arriviamo. Ce l'ha tutte le denunce che ha fatto? Se chieda sempre permesso al tribunale di poterle consultare. Vediamo un momento la domanda, magari lo ricordo. Sì, quante volte è scappata Ruby dalla comunità, signora? Guardi, io qui me ne trovo, 2, 4, 6... Sta consultando un suo appunto, ci sembra di capire, vero? Diamo atto che sta consultando un appunto suo manoscritto. Sì, sì. L'ha scritto prima di venire. Sì, sì, certo, perché qui io ho tutte le denunce, tutte le comunicazioni di allontanamento, tutti i fax mandati che si mandavano sia al pronto intervento sia al tribunale, ecco, a tutti quanti per... Sì, prego questa... signora, stava dicendo che le risultano quante fughe? 7-8 fughe, 7-8 fughe senz'altro, con delle permanenze all'esterno diverse, cioè magari si avvicina di più al microfono, si avvicina al microfono. Sì, scappava magari un giorno, oppure stava via 3 o 4 giorni, oppure a seconda. In agosto le sono state parecchie,
a lungo termine, soprattutto vicino al periodo di Ferragosto, dove lei appunto diceva che doveva andare a fare queste esibizioni. Il 22 settembre 2010 la minore è stata fermata a Milano. Il 22? Sì. Comunque, dopo una di queste fughe, lei ha fatto riferimento al possesso di 5.000 euro in contanti della ragazza. Sì, me l'avevano detto i... Le disse da dove venivano? Chi gliel'aveva dati? No. Ma a me non lo disse, cioè, di questi soldi. Ne parlò con le ragazze e le ragazze mi hanno detto che lei asrotolava questi soldi. E disse a lei o alle ragazze donde provenivano, da dove venivano, chi gli aveva consegnato questi denari? Allora, lei parlava anche con me, ecco, lei parlava che glieli fornivano la famiglia Mora, che tenevano i suoi soldi. Ecco, lei chiedeva, diceva di avere dei denari e che quindi lei li chiedeva loro e glieli davano loro. La ragazza disse mai di avere ricevuto denari direttamente o per interposta persona da Silvio Berlusconi? Lei una volta ha detto sì, che l'aveva aiutata dandole dei soldi, perché lei non sapeva come fare per mangiare e per andare avanti. Lei disse chi materialmente gli aveva dato quali questi soldi, quanti soldi e dove? No. A lei o alle altre o alle ragazze della comunità? Senta, lei non è una psicologa. Non è laureata in psicologia? No, io sono, cioè, ho tante specializzazioni, ma non la psicologia. No, ma non era... Cioè, no, no, capire, ma appunto... Benissimo. Lei ha avuto un rapporto abbastanza lungo con Rubio, un paio di mesi, diciamo, sì, no? Ma direi un rapporto anche, almeno da parte di Rubi, piuttosto affettuoso nei miei confronti. Sì. Lei una volta mi aveva detto che avrebbe voluto avere una nonna come ero io. Ecco, in effetti dava dei segnali di mancanza di affetti veri, cioè di persone che si occupassero di lei in modo disinteressato. Era questo che le volevo chiedere. Lei ha avuto la percezione di una persona che avesse una sofferenza psicologica, tantissimo, morale, affettiva? Tantissimo, tantissimo, sì, sì. Cioè una persona vulnerabile? Molto vulnerabile, però nello stesso tempo anche molto scaltra, perché appunto lei accontentava sempre con le risposte le persone e li distingueva a seconda di come uno domandava, cioè, o voleva sapere. Entrava in empatia con le aspettative delle persone. Esatto. Va bene. Ecco, poi Ruby raccontava anche, ecco, c'è stato l'episodio della scuola, perché tutte le nostre ragazze vanno a scuola o lavorano, ecco. E lei mi aveva raccontato che doveva fare l'ultimo anno del liceo pedagogico, al che mi sono interessata direttamente per riuscire ad avere i documenti, telefonando nel sud, in queste scuole dove lei diceva di aver frequentato. Non è risultato niente, assolutamente. Lei aveva iniziato a frequentare, almeno questo è quanto mi avevano detto, solo un istituto per la ristorazione, qualcosa del genere. Nei confronti della famiglia a vita, la mamma, il papà, che tipo di rapporto manifestava la minore? Lei, allora, mi diceva che sua madre era molto affettiva con lei. Aveva raccontato che aveva 33 anni e aveva 7 figli, di cui 2 parti gemellari. Questo è quanto lei raccontava. La mamma cercava di starle vicine, mentre il padre era molto violento, tant'è vero che mi aveva fatto vedere un segno che aveva in testa e delle percosse che lei riceveva da questo padre, perché non voleva che si avvicinasse alla religione cattolica. E mi aveva detto che dall'età di 12 anni che era scappata e che era
per la strada e a mantenersi da sola. Quindi Ruby come formazione era di religione musulmana? Sì. Senta, ha mai fatto riferimento la ragazza Ruby all'episodio, alla giornata del 27 maggio 2010, che lei sappia? No. Quando fu portata in questura perché accusata di un furto? No, lei, infatti io una volta gliel'ho chiesto, ma mi ha detto, ma sono tutte storie, io non ho rubato niente, mi ha detto. In riferimento al furto? Sì. Ma all'evoluzione di quella giornata non disse niente? No. Ma sì. Quando gliel'ha chiesto? Come? Quando gliel'ha chiesto? Ma successivamente, quando poi siamo venuti un po' a conoscenza. Al microfono. Quando siamo venuti a conoscenza degli episodi, ecco. Perché subito noi non sapevamo niente assolutamente di Ruby. Abbiamo poi scoperto le cose nel percorso. Lei ha fatto una relazione al dottor Forno. Sì. Credo che questa sia la sua firma. In relazione ai fatti del 23 luglio 2010, ce l'ha signora Gigliola la relazione? Dove c'è la prossima? Se vuole gliela mostro io. Aspetti, 23 luglio 2010, cioè parla dei fatti del 23 luglio. Beh, sarà qui. La relazione viene trasmessa via fax il 31 luglio 2010. Sì. Se non ce l'ha non importa. No, ma ce l'ho senz'altro. Faccio vedere io, faccio. Guardi, ce ne sono talmente tante. Posso, signor Presidente? Certo, è autorizzato, le fa vedere, gliela fa vedere, sì, il pubblico, sì, ministero, sì, la sua relazione. Gli dia un'occhiata, sì, sì. Se la ricorda poi... 23, c'è. Ecco, l'ho trovato. L'ho trovato. Cosa è successo quel giorno? Dunque, adesso posso, leggo un attimino perché ne abbiamo fatte talmente tante che... Sì. Era l'episodio dei gioielli, praticamente. Cioè del presunto furto? Sì, del presunto furto, del dispetto, insomma, che le hanno fatto le ragazze. E che successe? Quello di cui ci ha parlato, che sì, poi sì, siete andati a recuperarli nel caso. Esatto, esatto. Quel giorno Ruby vide qualcuno, incontrò qualcuno, c'è scritto nella sua relazione. Ma sì, ecco, appunto, perché poi è venuta con questo avvocato Giuliante. Lei ebbe era modo... uscita e poi rientra con l'avvocato Giuliante. Perfetto. Lo stesso giorno. E lei ebbe, sì, modo di sentirli parlare, i due, Giuliante e Ruby? Guardi, io ho combinazione, tutte le volte che quelle due volte in cui Giuliante è venuto, io non ero presente perché era sempre verso sera. Perché in quel periodo ero. Qui, signora, le ricordo, è una. Sì. Lei dice, l'avvocato dice di aver trovato la porta rotta e che sono spariti i suoi oggetti, esatto, d'oro. L'avvocato consola la ragazza dicendole che la signora Diana Mora gliel'avrebbe ricomprati ancora più belli. Ancora più belli, lo infatti. Senti lei dire questo? No, me l'ha riferito l'educatrice. Benissimo. Chi è l'educatrice? Infatti, la Marroso, cioè firmata. Marroso? Sì. C'era una persona all'interno della comunità Kinderheim con cui la Ruby aveva un rapporto, diciamo, più stretto, confidenziale, fosse essa educatrice o minore ivi allocata? Ecco, allora, in genere le educatrici hanno tutte una linea molto chiara e precisa di rapporti. C'era un'educatrice... una certa Raffaella che veniva di cognome, soltanto di cognome, signora. Sì. Qui non c'è. No. Che veniva soltanto al sabato in quanto era moglie di un poliziotto, il quale faceva la notte di sabato. Allora lei si rendeva disponibile a venire. Sì. Grazie. A venire in Kinderheim e so che appunto con Ruby aveva un buon rapporto, ma niente di particolare. Allora, adesso arriviamo al nome della signora, ma prima le dico, la ragazza con cui Ruby è venuta a litigio per la questione, sì,
dei gioielli, come si chiama? Travaglia Samantha. Samantha, sì. Perfetto, perfetto. Questa educatrice non se lo ricorda come si chiama? Quella a cui ha fatto riferimento adesso? No, adesso mi sfugge. Senta, lei sa che l'ufficio di procura della Procura di Milano interrogò Rubi presso la sua comunità, se lo ricorda, sì, signora? Certo. Rubi ebbe modo di commentare questa visita, cioè in riferimento alle dichiarazioni che Rubi fece, fece dei commenti? Sì, sì. Lei disse questo. Che... Sì, sì. Lei disse che gli erano state estorte delle dichiarazioni che lei non voleva fare. Le ho detto, ma scusa, se tu hai raccontato delle cose, saranno... non penso che... Mi fa, ma sì, ma mi interrogavano, io non sapevo come fare. Dico, guarda, non è così, perché tu sai benissimo e sai benissimo come comportarti. Ecco, la minore ha detto questa dichiarazione, diciamo, sì, così. Sì. Lei ebbe... Scusi, pubblico ministero, tanto per non dare nulla per scontato, no. Questa audizione della minore a cui ha fatto... È del 3 agosto 2010. La Procura di Milano è un po' vago nell'ambito di questo procedimento. Chiedo scusa, è l'audizione del 3 agosto del 2010... Sì. Fatta dal sottoscritto e dal dottor Forno presso la comunità Kinderheim, in relazione alla quale, rispondo alla sua giusta osservazione, la minore poi ha dichiarato mediaticamente che aveva fatto delle dichiarazioni che non rispondevano. Sì, che non corrispondevano. Che non corrispondevano. Lei ha avuto la percezione di quei momenti? Ha ravvisato serenità, tranquillità? Ma grande serenità e tranquillità, assolutamente. Ecco, a parte... Subito dopo l'interrogatorio, com'era l'atteggiamento di Rubi verso tutti gli inquirenti? Era sereno, pacato, oppure agitato, recriminatorio? Niente, tutti sereni, tranquilli, tutti... tutti quelli che sono venuti, anche gli ispettori di polizia quando sono venuti a controllare anche i gioielli, a vedere gli indumenti, a fargli l'elenco. Tu sempre tutto tranquillo. Il della minore in quei momenti non lamentò ingiustizie e forzature. E le domando un'altra cosa. Nei giorni a seguire gli interrogatori fatti dai pubblici ministeri, la signorina Rubi ha avuto modo di incontrare, di vedere, di sentire l'avvocato Giuliante o terze persone riconducibili all'Elemora? Questo non lo possiamo sapere, guardi, veramente. Ma Giuliante lo vedeva spesso? Legittimamente? Lei diceva che lo incontrava. Ecco, io ho ricevuto, le uniche telefonate che ho ricevuto sono state dalla figlia di Lele More che chiedeva come stava Rubi di salute. E poi quando si era allontanata era preoccupata e chiedeva a noi se sapevamo dove era andata. E noi non lo sapevamo assolutamente. Bene. Noi cercavamo di avere un minimo di contatto e di capire, però... Rubi aveva i documenti, signora? No. Le disse che c'era un modo con cui avrebbe potuto ottenerli? C'era qualcuno che si stava interessando ai suoi documenti? Sì, lei mi disse che c'era... Sì, e che c'era Berlusconi che cercava di farle ottenere i documenti. Signora... E l'avrebbe aiutata per avere il permesso di soggiorno, questa cosa. La signorina Rubi, Alma Rucca Rima detta Rubi, fece mai riferimento a un'asserita parentela con l'ex rais egiziano Hosni Mubarak? Dunque, Rubi ne ha raccontato tante. E quel riferimento con noi non lo ha fatto. Non lo ha fatto, non so perché, se non l'ha fatto perché voleva tenere senza interpretazioni, ecco, l'ha fatto o non l'ha fatto? No, personalmente non l'ha fatto. Benissimo, quindi non parlò dell'ex rais Hosni Mubarak.
Specificò in che modo l'onorevole Silvio Berlusconi avrebbe potuto, si sarebbe interessato per farlo ottenere i documenti? Dettagliò il fatto? No, mi disse semplicemente... Un momento, perché i telefoni cellulari interferiscono con la registrazione. Adesso lo spengo. È il suo, si è dimenticato, signora. Lo spengo un momento, sia gentile. Sì, sì. Scusi, può per piacere dire al tecnico se rientra in aula, se per caso è lì fuori, grazie, perché... Succede. Scusate. No, ma è mio figlio che magari è preoccupato per me. Sì. Allora, signora, posso, signora? Sì, sì, tutto a posto, signora. Sì. Vuole... Posso? Andiamo avanti. Ecco, esatto. Sì, tutto a posto. Sì, beh, certo. Bene, prego, PM. Allora, signora, lei ha parlato di una ragazza, di una... Grazie. Ha parlato di una persona... ha detto in maniera molto efficace, dice, si relazionava, entrava in empatia secondo le aspettative. No, no, aspetti, questo l'ha già detto, ma lei ha avuto la percezione, anche in riferimento alla sua esperienza, di una ragazza comunque strumentalizzabile, sulle cui debolezze si potesse fare leva? Ha già risposto, però. Basta. Sì, basta. Sì, basta. Sì, senz'altro. Ha già risposto, signore, passiamo oltre. Niente? Abbiamo terminato? Vuoi controlli nominativi, intanto che diamo la parola ai difensori per il controesame. Buongiorno, signora. Buongiorno. Ascolti, signora, facciamo così, le sembrerà strano, però per garantirci un audio corretto e una buona registrazione, lei ascolta quello che le dicono i difensori e risponde guardando noi, che così parla dentro nel microfono. Va bene. Grazie. Prego. Una domanda sola, signora. Lei ricorda di una telefonata che fece con i carabinieri di Nervi il 18 luglio del 2010? Dunque, c'è stata forse quella telefonata in cui mi comunicavano sì, penso di sì, dunque praticamente. Ecco, se lei vuole... No, adesso lei ha fatto... la trovo senz'altro. Prego, no, siccome lei ha fatto un verbale su questo, volevo soltanto... Sì, ecco. Mi servivano, scusi signora se finisco la domanda, capire il significato di certe sue annotazioni. Ecco, allora, io ricordo aver ricevuto questa telefonata dai carabinieri di Nervi, i quali mi dicevano che la Ruby si era presentata presso un locale per poter lavorare e fare la danza del ventre. I carabinieri mi avevano detto che questo, che il gestore di questo locale era una persona molto affidata, molto, molto tranquilla, ecco, e di fare in modo che Ruby non uscisse alla sera perché andava a disturbare queste persone. Questa persona si trovava preoccupata per questa situazione. Ecco, io volevo soltanto... leggerle queste due righe per vedere se lei ricorda il contenuto preciso. Qui c'è scritto nel suo verbale. In data? Prego, 18.7, l'avevo detto prima, Presidente. Allora, segnalazione del locale di Nervi per esibizione danza del ventre. Il gestore si è rivolto ai carabinieri per essere tutelato dalle fandonie della ragazza anni 20. Sì, lei aveva detto, aveva dichiarato di avere 20 anni, ecco, è per questo che poi questo gestore aveva chiesto se aveva i documenti e lei non li aveva i documenti, ecco, e quindi lei si presentava sempre più grande, sempre. Non ho nessun'altra domanda, Presidente. Grazie. L'avvocato di Naci, nessuna? Lei ha rinvenuto i nominativi nel frattempo? Sono in grado di fornirli però reperendoli, ma non in questo momento. Quindi, se fa la pausa le faccio avere. Dopo le domande. Possiamo iniziare la teste? Abbiamo terminato? Grazie signora, abbiamo terminato, può tornare a casa. Grazie.